qua seconda parte della nostra parentesi dedicata allo sviluppo videoludico italiano. Siamo qua con Alessandra di Digital Tales. Ciao a tutti. Che è qua per mostrarci il progetto del suo team, che si chiama Bookbound Brigade, che come vedremo è un Metroidvania, un'avventura bidimensionale, con un concept di fondo molto carino. Non abbiamo una build, però abbiamo una lunga sequenza di gameplay, quindi insomma è come se giocassimo sostanzialmente a la versione che fra l'altro ce l'avete qua? Il prototipo, sì. Il prototipo che è qua a Lucca Comics and Games, al padiglione Carducci, allo stand Svilupparti, quindi se qualcuno di voi è interessato può insomma andare a parlare anche con il team di sviluppo. Peraltro qua abbiamo Tommaso. Dov'è Tommaso? Tommaso che ha le spillette di Bookbound Brigade. Come vedrete il gioco ha anche uno stile molto carino, quindi se qualcuno vuole avvicinarsi, Tommaso, puoi distribuirle. Io faccio partire il video e poi parliamo del progetto, ok? Va bene, d'accordo. Eccoci, dunque raccontaci un po' quello che è il concept, sia quello narrativo che quello ludico. Sì, Bookbound Brigade è un metroidvania che segue i canoni del genere abbastanza pedissequamente, tranne una piccola variazione sul tema, che è appunto la brigata. Invece di controllare un personaggio solo, come è uso in questi giochi, controlli una brigata dei personaggi, sono 8, inizi con 5 e poi ne acquisisci altri 3. E con questa brigata puoi usare formazioni diverse, anzi sta a te trovare la formazione migliore per affrontare varie situazioni nei livelli e per affrontare diverse tipologie di mostri, quindi è molto tattico. Dunque qua allora vedo che è già una fase un po' avanzata, perché quanti sono? Già 8 sono già al completo, perché volevamo, lo scopo di questo prototipo era provare a noi stessi che la meccanica della brigata e le formazioni fossero divertenti, cioè aggiungessero una variazione sul tema, come ho detto prima, al genere Metroidvania, senza scardinarlo troppo, perché è un genere che ha un pubblico di nicchia molto fedele, solitamente hardcore, e non volevamo tradire lo spirito del genere, volevamo arricchirlo o rendere un po' diverso, non solo nell'aspetto del gameplay ma anche nella grafica, come potete vedere. Quindi, come ogni Metroidvania che si rispetti, le componenti principali sono quella dell'esplorazione, poi ci sarà un po' di backtracking, platforming, quella della crescita, dello sviluppo diciamo del proprio personaggio, in questo caso della brigata, e poi c'è anche un po' di combattimento che abbiamo già iniziato a vedere. La brigata, che per il momento è composta da 8 eroi, può assumere varie formazioni. Esatto. E con il cambiamento di formazione cambia anche la tipologia di attacchi che può fare. Ad esempio, quando è rimasta impilata, ho visto che il personaggio, diciamo, sul fondo della pila solleva, può palleggiare il nemico, i nemici, quelli piccolini, quelli più pesanti no. Quelli più pesanti. E l'idea in futuro è di sviluppare una meccanica che noi chiamiamo rullo trasportatore, che permetterà di rimbalzare i nemici fino in cima alla colonna e spararli contro i nemici di mezza taglia o grossi per indebolirle. E lo stesso verrà applicato alla riga, alla formazione in linea. Qui invece siamo passati ad una fase un po' più platforming sostanzialmente. Sì, c'è platforming pur abbastanza hardcore, diciamo. Siamo contenti di constatare che comunque dobbiamo bilanciare la difficoltà, ma la gente sta attaccata al prototipo e lo finisce, cosa che non era successa neanche a Games Week. Si vede che è challenging abbastanza, ma non da rage quit. E quindi insomma, ma secondo me per questo genere di titoli un po' di difficoltà bisogna essere cattivi, non è visto che la gente piace soffrire, però apprezzano la variante delle formazioni, le trovano divertente anche solo muoversi in giro con la brigata, confesso anch'io. E la cosa particolare è che le formazioni cambiano le statistiche della brigata proprio, quindi acquisti più velocità di movimento, più potere d'attacco, più elevazione nel salto a seconda della formazione che usi. D'accordo. E ogni personaggio, mi dicevi prima fuori onda, ha proprio delle abilità che porta alla brigata. Esatto, ha le sue statistiche, le sue abilità speciali che facilitano la navigazione dell'ambiente, come si è visto forse già o si vedrà in seguito Dracula che si trasforma in pipistrello e permette a tutta la brigata di planare, o Sun Wukong, la scimmietta, che si attacca ai ganci con la coda e tiene per la manina tutti gli altri membri della brigata. Lì puoi sfruttare l'effetto pendolo per raggiungere saltando altri ganci o punti altrimenti inaccessibili dei livelli. Quindi ha un'abilità, ogni personaggio ha un'abilità d'attacco e di navigazione. E un'abilità, ognuno di navigazione. Ha un attacco speciale quando l'hai sviluppato sufficientemente. Ogni personaggio, ognuno ha il suo, c'è un elemento soft RPG esatto, che sta nel
albero di sviluppo dei personaggi, ognuno individualmente, perché ognuno ha le sue abilità. Lo vedremo qui in questo filmato? Gli attacchi speciali non sono ancora implementati, qui ci sono Sun Wukong e Dracula che usano le loro abilità, le loro skill di navigazione per facilitare l'esplorazione e il platforming. Abbiamo visto la scimmietta e vedremo Dracula. Dracula sì, quando ci saranno i burroni o dopo c'è una sequenza dove devi per forza usare la planata di Dracula. Okay. E nella versione definitiva del gioco, per usare queste skill, così come gli attacchi che puliscono lo schermo, sarà necessario sacrificare stamina o energia o potere magico. D'accordo. Stiamo parlando appunto di prototipo, di versione preliminare. Ah, questa è un'altra conformazione che ci permette a ruota, appunto, sì, permette di è la più veloce però, di tutti, però è difficile da controllare, quindi puoi finire in burroni, se non dosi bene con la levetta analogica la velocità di movimento rischi di finire spiaccicata, come d'accordo. È successo lì. Dicevo, stiamo parlando di prototipo e poi tu ci hai detto appunto quali saranno anche un po' di feature che saranno implementate nella versione finale, perché il titolo, quando, cioè a che stadio di sviluppo è, quando pensate che possa essere pronto? Adesso stiamo completando questo prototipo, vorremmo tunarlo ancora un pochino, quando saremo sicuri delle meccaniche core del gioco avanzeremo con lo sviluppo e contiamo di finire l'anno prossimo, dobbiamo finire l'anno prossimo, okay. E uscirà per PC e console. Anche per console? Sì, sì, perché ce lo vediamo bene su PS4, anche ma Xbox sì, sì, One ci fondamentalmente. Sta. In digital quanti, per ora. In quanti state lavorando al titolo? Il nostro team è composto di una quindicina di persone, però seguendo altri progetti in parallelo difficilmente tutti i membri del team sono allo stesso tempo sul progetto. Diciamo che questo prototipo è stato sviluppato a fasi alterne da gruppi di 5-6 membri del team. Abbiamo gli artisti a tempo pieno e vengono tutti dall'animazione tradizionale, come vedi in stile un po' disneyano. Esatto, lo stile è molto molto carino. È molto particolare, speriamo di essere riusciti a raggiungere il nostro obiettivo, che era quello di rendere ogni livello unico e facilmente riconoscibile anche negli screenshot o nei video. Crediamo che come Metroidvania ci sia poco di così in particolare, non è pixel art come tanti altri giochi Metroidvania, e cerca di rivolgersi anche a un pubblico un po' più maturo. Il fatto che i personaggi sia giocabili che non giocabili, siano tutti tratti dalle pagine della storia e della letteratura, forse apre un pochino il target del gioco. E da lì arriva anche il nome, Bookbound Brigade. Esatto, giusto? Perché fondamentalmente il pretesto nella storia del gioco è che il libro dei libri, che raccoglie tutte le pagine mai scritte dall'uomo, quindi sia di fatti realmente caduti che storie di invenzione, è sparito e nessuno sa che fine abbia fatto. E solo il narratore si ricorda com'erano le storie originali, com'era il mondo letterario prima, e assolda questi 8 eroi, alcuni fantastici, alcuni realmente esistiti, per scoprire che fine ha fatto il libro e aiutare anche tutti gli altri personaggi del mondo letterario a recuperare la memoria, a capire a che storie appartengono e com'è il loro passato. Per esempio abbiamo Cesare, che sarà un personaggio non giocante che incontri e ti affiderà una missione, che non si ricorda più chi è, da dove viene, pensa di essere un imprenditore, vuole lanciare una catena di fast food per vendere la Caesar salad. E come missione al giocatore darà da ritrovare il suo set di 23 coltelli misteriosamente spariti. Poi piano piano recupererà la memoria. Dicevi appunto che, tra l'altro, visto che oltre a parlare del gioco, di solito diamo anche un profilo dei team di sviluppo, il team è impegnato su vari progetti. Voi avete già pubblicato dei titoli che sono convinto chi ci segue da casa conoscerà, hanno avuto anche un ottimo riscontro, giusto? Sì, finora abbiamo lavorato per sviluppatori o altri publishing come outsourcing e abbiamo in realtà autoprodotto, autofinanziato e autopubblicato già diversi titoli mobile per smartphone e tablet, soprattutto siamo specializzati in racing, motociclistico e in action adventure, anche qualche RPG all'acqua di rosa a turni per iOS e Android, adesso anche Windows Phone. Adesso, siccome noi tutti del team, credo al 95%, abbiamo un background PC consolaro, vorremmo tornare a sviluppare anche da soli, anche il nostro progetto, il gioco che vorremmo fare noi, che vorremmo giocare noi, e tornare a PC e console proprio come Digital Tales, o trovare un publisher che ci supporti magari. Ma su poi console. La varietà è importante, insomma, penso, anche a livello creativo, un po' di freschezza mentale la porterà sicuramente, no? Sì, sì, quindi ci stiamo sfogando, proprio, sia gli artisti che i programmatori che i designer ci stanno mettendo, è proprio il nostro
pet project, come si dice in inglese, e ne andiamo orgogliosi. Finora i feedback sono decisamente incoraggianti, c'è ancora tanto lavoro da fare perché per un team di 15 persone è un progetto molto ambizioso. Certo. Sarà composto da 4 mondi tematici, okay. Questo che vediamo nel prototipo è il mondo marino e dei pirati, poi ci saranno anche quello antico, fantasy medievale, gotico, steampunk, abbiamo buttato dentro tutto e tutte varie storie sono mischiate, anche personaggi della brigata non c'entrano niente l'uno con l'altro, perché vedi Robin Hood, Cassandra, Dracula, Nikola Tesla, Re Artù, Sun Wukong e dimenticato qualcuno, e Dorothy Gale del Mago di Oz, e si creano anche situazioni divertenti da questi personaggi perché veramente litigano, i dialoghi ce li sta scrivendo, parlano tra di loro e con altri personaggi, e la storia e i dialoghi li sta scrivendo Dean Wilkinson, che è l'autore di Little Big Planet, ha aiutato Media Molecule a caratterizzare Sackboy e i suoi compagni ed è un genio. Siamo riusciti a convincerlo, a raggirarlo, a convincerlo a darci una mano perché era innamorato dell'idea, del progetto, ed è stato grandioso, secondo me arricchisce, ha proprio caratterizzato tutti i personaggi, sono rispettosi della loro storia, del loro background letterario o storico, però ripresentati in chiave comica, anche nonsense a volte, e in questa veste nuova videoludica che speriamo diverta i giocatori, che tutti conoscono questi personaggi ma qui li vedranno in versione assolutamente inedita. Sono molto curioso allora di... sono sempre più curioso, tutte le cose che mi racconti aumentano l'interesse. Senti, come si fa a seguire il progetto, ad avvicinarsi al gioco, anche se in una fase di ancora prototipale? A noi siamo già in contatto con la nostra community, stiamo frequentando eventi come questo proprio per avere feedback, anche idee, perché arrivano anche tante idee, e potete seguire la pagina Facebook del gioco Bookbound Brigade, anche sui volantini che stavano distribuendo prima. Sì, ci sono anche là davanti dei volantini code. Se qualcuno... Esatto, e sulla pagina Facebook ufficiale del gioco o sul nostro sito daremo aggiornamenti costanti. Ci piacerebbe avere uno scambio continuo con gli appassionati del genere, visto che è il nostro primo gioco su console, siamo molto recettivi a qualunque consiglio o feedback, e ne abbiamo avuti tanti anche qua a Lucca Comics, quindi siamo contenti. C'è qualche collectible, qualche area segreta? Sì, sicuramente, ci saranno qui ancora non sono implementati vicoli ciechi, che però ti danno accesso a forzieri, che ci saranno oggetti rompibili nei livelli che ti daranno bonus o ti aiuteranno a recuperare la vita, l'energia, la stamina a seconda. Ci saranno dei collectibles legati ai personaggini non giocabili e quindi sia esplorare ogni angolo, ogni nicchia dei livelli, che saranno non proprio labirintici però comunque non lineari, sia combattere i mostri ti permetterà di sviluppare i personaggi, raccogliere collectible. La build è in inglese, ci sarà anche l'italiano? Sì, l'idea è di localizzare chiaramente, okay. Per ora l'audine è inglese, quindi lui sta scrivendo tutti i dialoghi, tra l'altro pieni di giochi di parole o riferimenti, piccoli easter egg o riferimenti culturali, diciamo, però faremo del nostro meglio per renderli anche in italiano, che è la nostra lingua. Però sono curioso di scoprire come si fa a risolvere questo enigma. E qui devi capire il tempo di reset di ogni leva. Ogni leva accende una luce e ha un tempo di reset differente, quindi devi capire in che ordine tirarle per avere tempo di accenderle tutte. Sì. Ok. Quindi c'è insomma anche un bel po' di puzzle solving. Tanto un pochino di puzzle, tanto platforming, tanti passaggi snervanti. Ci sono puzzle anche sulla navigazione dei livelli, come in tutti i Metroidvania che si rispettano. E un cambio di passo nel gioco si avrà con i boss finali, perché saranno enormi e usciranno anche dallo schermo. E lì richiederanno al giocatore non solo di memorizzare i pattern di attacco, gli schemi di attacco, ma anche di usare l'ambiente circostante contro il boss. Ok. Qua intanto siamo arrivati alla fine della nostra, abbiamo fatto i nostri, quanti erano, 15 minuti di gameplay? Sì, una quindicina, okay. Che è il prototipo che potete provare allo stand. D'accordo, comunque i lineamenti del progetto mi sembrano molto definiti. Grazie. Quindi sono, lo stile è veramente carino, la varietà che comunque di situazioni che questi 15 minuti ci ha presentato è bella, intensa, interessante, quindi... Complimenti e grazie, in bocca mille. Al lupo per tutto. Vi ricordiamo quindi di seguire Digital Tales sui social, la pagina ufficiale di Bookbound Brigade. Non so se Tommaso ha ancora qualche spilletta qua davanti. Finite tutte.
finite tutte le spillette, ma ce ne avete altre al padiglione? Al padiglione ci sono per chi completa la demo. Per chi completa la demo. Qui abbiamo fatto però, abbiamo dato una grande mano, abbiamo fatto vedere sì, come si fa. Spoilerato qualche va puzzle, bene. Però non è facile lo stesso. Va bene, grazie per essere stata qua. Grazie a voi per averci invitato. Chi ci segue su Twitch, altri 2 minuti di cambio palco e torniamo con il prossimo titolo.